E Mario, siamo arrivati al momento della raffica di mercato. Sì, cominciamo dal campionato di Serie D. Mario Gina, cominciamo dalla Fidelis Andria che questa mattina ha perfezionato l'ottavo movimento in entrata. Si tratta di Carlo Zammit Lonardelli, classe 2001, italo-maltese, centrocampista dotato di una buona forza fisica e anche buone doti tecniche. Zammit è un nazionale under 21 di Malta, ha percorso di fatto tutte le giovanili maltesi, collezionando anche una presenza nella nazionale maggiore allenata da Davis Mangia. Il tesseramento sarà formalizzato all'arrivo del transfer della federazione croata, perché il neo giocatore biancazzurro nell'ultima stagione ha giocato nello Zrinjski Jurevac Serie C appunto della Croazia. Ci sono novità a centrocampo e molto importanti anche per quanto riguarda il Gravina, perché è ufficiale l'ingaggio del centrocampista Edoardo Catinali, giocatore classe 82 di grande esperienza, elemento che vanta diverse parentesi tra Serie B e Serie C1 e dunque andrà a rinforzare la mediana dei gialloblu. Non è ancora ufficiale come colpo, ma praticamente fatta sempre per il centrocampo con Francesco Pio De Feo, classe 1997, ex giocatore della Nocerina. Il Nardò lavora invece per l'ingaggio del nuovo allenatore che di fatto andrà a sostituire in panchina Foglia Manzillo. Si valutano Alessandro Potenza, ex Fidelis Andria e Cerignola, e Massimo Costantino, ex Messina, due profili che interessano molto la società neretina. Tante novità a Taranto, perché dopo Corvino e Diaby, due novità, la conferma di Guaita, potrebbero essere due i giocatori prossimi ad essere riconfermati. Con Ferrara c'è già un accordo di massima, mentre è in via di definizione nella trattativa per il centrocampista Marino. Firma con il Lavello, matricola del prossimo campionato di Serie D, invece l'attaccante Lorenzo Liurni, che piaceva proprio al Taranto ma anche al Cerignola. Il primo colpo di spessore, il grande colpo che sta preparando il DS Francesco Montervino, risponde al nome di Luis Alfageme, e insomma sarebbe davvero un colpo molto importante per gli equilibri, per le gerarchie del prossimo girone H di Serie D. Scendiamo in Eccellenza, dove c'è un Corato sicuramente molto attivo nelle ultime ore. Vi abbiamo raccontato degli accordi con Antonio Pignataro, attaccante ex Barletta, e Alberto Rescio, centrocampista ex Casarano. Il prossimo colpo sarà Daniel Matias Cotello, elemento d'esperienza argentino che andrà a rinforzare l'assortimento offensivo della formazione allenata da Giuseppe Scaringella. Molto attivo il Corato, molto attivo anche il Martina. Allora, dopo gli accordi con Frucci, Marino, Delgado e Camporeale, non sono ufficiali ma sono tutti dei giocatori del Martina, la società della Valle d'Itria ha messo gli occhi anche su Antonio Petitti, esterno offensivo reduce dall'esperienza al Corato. Attenzione, perché potrebbe essere riconfermato dai neroverdi di Scaringella. Dunque c'è questa lotta tra virgolette Martina Corato per Petitti. A Manfredonia Matteo Colangione è un obiettivo per la difesa. Nella scorsa stagione a Sora è stato cercato nei giorni scorsi anche dal Martina. Sempre per i Sipontini, fare i puntati su due centrocampisti di categoria: Antonio Cordisco nell'ultima stagione all'Unione Calcio Bisceglie e Damiano Partupilo, reduce dall'esperienza al San Severo. Due portieri presi dall'audace Barletta: Marco Cilli e Daniel Savut. Piace per l'attacco Andrea Ciriolo. È arrivata la conferma ufficiale di Beppe Iannone, che resterà sulla panchina dei biancorossi. E poi ci sono le conferme di elementi che hanno fatto bene nell'ultima stagione, vale a dire Ciardi, Guacci, Lomuscio e Piarulli. Per quanto riguarda il Massafra, invece, trattativa conclusa positivamente per l'approdo di Joao Pedro Pellisson, centrale difensivo brasiliano classe 94 nell'ultima stagione allo Sporting Vallone in Eccellenza siciliana. Il Monopoli poi ha comunicato ufficialmente di aver ceduto a titolo temporaneo proprio al Massafra i seguenti calciatori del settore giovanile: Antonio Pinto 2001, Luigi Vecchio 2001, Massimo Stranieri 2002, Alessandro Gallitelli 2001, Vito Colucci 2002 e Cristian Necruz, altro 2002.